La filosofia che sta alla base è un po' quella del caffè sospeso. Certo, ci siamo proprio ispirati e mutuati a quel concetto del caffè sospeso napoletano, proprio regalare e lasciare a chi non può permettersi. Dal caffè sospeso alla visita sospesa. Anche ad Arezzo arriva infatti la banca delle visite per offrire gratuitamente a chi non può permetterselo visite e prestazioni sanitarie. Dei dati riferiti all'ultimo anno dicono che sono più di 11 milioni le persone che non possono, a volte non riescono, addirittura rinunciano alle cure perché non possono permettersele. Quindi il progetto in questa fase certo non potremo pensare a tutti, ma sicuro è un ottimo inizio. Grazie alle donazioni di privati ed aziende, la banca permetterà a privati cittadini e associazioni di volontariato l'accesso gratuito a visite mediche specialistiche e prestazioni sanitarie. Domande ed offerta potranno infatti incontrarsi in modo del tutto trasparente su una piattaforma web. Si possono ricevere donazioni attraverso il sito, che è la cosa più consigliata. Uno fa la donazione, libera. Automaticamente riceve anche un attestato di donazione, per cui è certo che la donazione è andata in porto. A quel punto si possono erogare visite, perché sempre nel sito c'è la possibilità anche di scelta di richiedere la prestazione. Che prestazioni si possono trovare? Qualsiasi tipo di prestazione, una volta che uno ha richiesto la prestazione si mette in contatto, viene contattato dalla nostra direzione e si ricerca qual è il professionista che può erogargli la prestazione più comodo e più vicino a lui, evitando ovviamente di farlo spostare. Ma non solo denaro, i medici del territorio potranno infatti donare anche le loro prestazioni. I medici possono aderire e contribuire all'associazione donando le loro prestazioni, in parte, totalmente. E quindi mettere a disposizione la loro professionalità per donarla agli altri. Un'esperienza già maturata in varie parti d'Italia che adesso arriva anche ad Arezzo, dove il prossimo 18 ottobre aprirà una piccola sede della banca in Viale Michelangelo.